Seguitemi. Scusa per la storia dell'arma. Non preoccuparti, anch'io. Comunque, non c'entra un cazzo, però sti due sono veramente carini insieme. Davvero? Ho sentito. Sam e Ellie. Sì, ce ne siamo andati perché l'esercito ha abbandonato l'area. Non lo sottovalutate, Sam? Allora, grazie. Sempre buoni. Facciamo attenzione, siamo vicini a uno dei loro posti di guardia. Bravo, grazie per avercelo detto. Solo tu e tua figlia? Non è mio padre, siamo più, come dire. Ho promesso che mi sarei preso cura di lei. Beh, sì, sì, tutti dicono così. Un altro coltello che va a puttane, ma qua mi devi veramente dare il ben di Dio. Beh, da 25 ingranaggi sì, sì, ci sta. Non è che aspetta. Ah, già al massimo. Quindi posso già ricrearlo il coltello? No, non ho le forbici. O le lame, chiamatele come volete. Ellie, questa è per te. Forse ho trovato un altro di quei fumetti che stai leggendo. Bene. I creatori siamo a 30, dai. Ne mancano 10. Togliti dal cazzo. Oh, però questo remaster c'ha sto bug che lei non si toglie dal cazzo. Era successo anche tipo due episodi fa, credo, insomma, due capitoli fa, sulle scale, e non si toglieva dal cazzo. Incredibile. Comunque tutti 50 da qua in poi, e ripartiremo il conteggio dalla salute massima per poi scendere e andare dritti alla fine dei potenziamenti di Joel. Andiamo giù. Special cola. Classica imitazione di tu sei chi. Giocattoli a sorpresa. Beh, forse una volta. Ellie. Sei baccato. Fate silenzio. Incredibile. Via dalle finestre. Andate. Merda, quel cazzo di camion ci tallona da quando siamo arrivati in questo. Sam, che cosa fai? Niente. Lascialo lì. Il mio zaino è praticamente vuoto. La regola sulle cose da prendere. Non pesa niente. Dai, ma è un negozio di giocattoli abbandonato dal 1921. Lasciali prendere delle robe, poverino. Ora andiamo. Che fratello stronzo che c'hai, fatelo dire, zio. È lontano questo posto. Ci siamo quasi. Manca poco. Sì, l'ho già letto. Poop up toys. Ovviamente se non ruba lui, non rubo neanche io. Cacciatori! È lì. Coprici le spalle. Lo hai trovato? Certo. Niente. Comunque ci fosse qualcuno, se n'è andato da un bel po'. Ok. Dove sono gli altri? Potrei fare questo. Volevano fare un altro giro. Controlliamo se c'è altro. Va bene. Da un'occhiata laggiù. Io controllo questa zona. Godo. Via con le danze. Che fai, mi cerchi?
lato c'è solo lui, quindi buona. Posso anche fare lo spettacolino. Lo spettacolino mi sa che lo fa lui. Te affanculo. Leggero ci è andato il bambino, eh. Ce l'abbiamo fatta. Non male, veterano. Beh. Prova a chiamare novizio Joel, provaci. Siamo sul camion. E pensa alla pallottola che ti potrebbe ipoteticamente arrivare in testa. Comunque da qua siamo arrivati. Quindi niente, ho fatto un giretto per nulla. Cioè in realtà i giretti servono proprio per appurare che non c'è un cazzo. Perché poi comunque lascia indietro qualcosa e rosichi, sempre. Oh merda, ce ne sono altri lì. Vediamo se riesco a fregarlo così. Non riesco a fregarlo. Vai, giù. Bene, godo. Volevo sorprenderli, ma il gioco non era d'accordo, ma erano due soli, quindi ci si può anche stare. La scala è rotta. Da questa parte. Sì, però zio, un attimo, eh. Io sono l'unico. Sempre con calma. E dove l'hai presa? L'ho ammazzato uno. Tanto mi fermo. Tutti di qua. Interessante. Incredibile, mi ci seguo. Allora, quanti anni hai? Io? 14. E tu invece? Lo stesso. Non è vero, bugiardo. Quasi. Io, lo stesso, 11. Davvero? Si scherza, amici della postale. Comunque. Integratorz. 5, meglio di nulla. Dai, ora è impossibile che non ci sia proprio niente, eh. Incredibile, proprio così. Comunque fammi creare una molotov per sicurezza. Benvenuti nel mio ufficio. Da quanto tempo siete chiusi qui? Qualche giorno. 10 anni e 3 quarti. Abbiamo un po' di cibo però. Vieni. Mirtilli. Ne abbiamo trovati un sacco. Ne vuoi un po'? No. Ehi, amico. No. Ti siamo al sicuro qui? Non siete scappati, perché? Aspettavamo il momento giusto. E? Vieni, dai un'occhiata qui. Guarda quei figli di puttana. Tutti bastardi. I giorni si radunano lì sotto e sorvegliano quel dannato ponte. Ma di notte rimangono in pochi di guardia. Dobbiamo provarci dopo il tramonto. Una volta andati, proviamo a passare. Può funzionare. No, funzionerà. Non ce n'era di certo. Aspetta, aspetta, un altro. Aspetta! Ferita da mirtillo, eh! Ero da tanto tempo che Sam non rideva così. Ci credo, non c'ho più un cazzo di nessuno. Sembra molto preoccupata. Ovvio. Dove stavate andando? Ho sentito che le luci hanno la base verso ovest. Ci uniremo a loro. Già. È divertente?
È solo che ultimamente sembra che tutti facciano affidamento sulle luci. Già, magari c'è un motivo. Quindi non sai dove sia? Le luci sono un po' i Novax di questa storia. Sai che si oppongono al governo. Di mio fratello e tu della ragazzina. Però le luci sono buone, invece i Novax, mi dispiace dirlo, ma sono ma un po'... Stiamo cercando le luci. La parte... Per usare un aggettivo carino, ignorante della società, ecco. Noi siamo qui. C'è una stazione radio militare abbandonata, subito fuori città. I sopravvissuti del nostro gruppo si incontreranno qui domani. Tu e lei potete venire con noi. Partiamo stanotte. Allora faremo meglio a riposare. Dormi, dormi, fiorellino. Dice che avrà di andare. Ci muoveremo in fretta, ok? Quindi tu resti attaccato a me come colla. Come colla. Come colla. Cioè, ma gli parla poverino come se fosse un handicappato, okay. Lo sa. Pronti? Lo sa che deve starti attaccato. Sì. Ok. Bene, stiamo vicini. Maltrattamento minorile proprio. Ci hai già provato? Scorte nulla? No. Rassicurante. Rilassati, vecchio. Spero che tu conosca la strada. Perché lo chiama vecchio? Poverino. L'ho visti. Grandi. Fammi usare la lampada perché se no è un disastro. O se mi pare di ricordare questo punto. Mi pare, ripeto. Non vi garantisco niente. Che cazzo fai, zio? Zio, si è offeso. Mi si era incollato così al... Va bene. Andiamo. Ok, cerchiamo di farli fuori senza fare troppo rumore. Ti seguo. Bene. Ehi, come va? Cerco di restare al caldo. Come va? Vai. Ok, io quello di sinistra, tu quello di destra, vamos. Ma nessun segno dei turisti. Shh. Buono. Zitto e muto. Prese. Ok, andiamo. Ok. Attenzione qui a quel maledettissimo faro che se ci individua è la fine. Quindi ragazzi, sempre ehi, hai sentito? Fare attenzione a non farsi puntare la luce in faccia. Aspetta, eccolo, laggiù. Peccato. Godo. Non male. Ok, fate deviare il faro. E vai. Che per loro è buio in realtà, a differenza nostra. Perfetto. Qua. Piano. Ok. Di notte però è più relaxing, eh? No, vai dritto, vai di là. Bravo. Ecco. Oh, hai visto qualcosa? Ehi, hey, esci. Ovvio che non c'è niente. Secondo te sono così coglione da farmi vedere? Ok,
Vai, avanza. Andiamo. E namo. Wow. Pazza di merda. Non era quello che proprio volevo succedesse. A girarlo. Quanti sono? Coprimi, mi muovo. Tre. Ti capro io. Joe, nella tua destra. Coprimi, mi muovo. Pagherai per questo. Sono quasi morto. Curati. Subito. Mi muovo. Oh. Mi muovo le spalle. Da dove? Altro kit medico. Che se ne va. Sei morto, bastardo. Ti do fuoco. Ma chi? Merda. Scappa. Scappa. Non perderlo. Qui. Altro kit medico. Via. Ti accendo come un cerino. Copri. Sì, ti copro io. Vieni. E ora dove cazzo sei? Ci siamo. Bello, la morte perfetta. La morte perfetta. Bene, ce l'abbiamo fatta. Spegni sta roba. Peccato, volevo essere più stealth. Mi ha visto all'ultimo sto stronzo. Mi ha visto all'ultimo. Dammi una mano. Ok, pronto. Se dai. Just in time. Spara, coglione, adesso. Spara. Se hai le palle, spari adesso. Sono qua giù. Merda. Oh no. Centro. Grande. Davanti, andiamo. Tieni gli occhi aperti, non è ancora finita. Ok, controlla. A posto, Sam, andiamo. Su, ragazzo, vai. Ci sei? Coraggio. Forza, forza. Vai lì. Vai. La sfiga. Ok, teniamolo su. Ma come fa quella macchina lì a sfondare quel cancello? Mi dispiace. Andiamo. Cosa? No. Che stronzate. Ehi, ora. Ma fanculo, Harry. Merda. Tuo bastardo. Restiamo insieme. Via. Forza. Vai. Vai. Il culo. Il buco di culo. Oh, sta macchina qua proprio non ce la fa. Manco per sbaglio ad averci. E godo. Te, allora, prima di uscire aspetta, che dobbiamo starci. Cosa succede laggiù? Pare li abbiano trovati. Dividetevi, potrebbero passare di qui. Sicuro? Siamo già qui. Questa è una posizione scomodissima. Quando ce ne sono due ragazzi, uno ti incula sempre. Dimmi che vieni di qua.
Cosa sta? Prendiamoli! Dietro il banco! Sei sempre lento però nell'uccidere Ezio. Non perderlo! Vieni. Lui è laggiù. Lui non è qui. A ventaglio! Vieni, ventaglio. Fuori un ventaglio. Lui è qua giù. Coprimi, mi muovo. Tu però potresti anche ucciderlo, eh. No, questo non doveva succedere. Che palle. Non perderlo. Poverelli. Joy, laggiù. Zitto. E muori. Allora, è divertente il fatto che con questa uccisione quell'altro non mi abbia visto, mentre quegli altri mi hanno sempre visto. Stranissima. Vieni. Dai, manca l'ultimo. Tanto l'importante è non aver preso delle pallottole in testa. Ovviamente morte super cruenta per l'ultimo. Bollito. A me le bottiglie non mi piacciono. Boh, non so. Da rubare cosa c'è? Credo poco o nulla. Anzi, proprio nulla. Vieni. Ci siamo? Ready? Apri tutto, cazzo, vai! No. Aiuto. Ah, grazie per avermi girato la visuale, non ce n'era bisogno, sei stato molto carino. E non fare neanche tanti complimenti. Io pensavo di essere morto. Qua si fa tosta la situazione. Succederà. Abbiamo forse altra scelta? Saltiamo! No, no, è troppo alto, non sai nuotare. Ti aiuto a salire e corri di là. Merda. Ponte Morandi. Oddio, forse Ponte Morandi non era ironico quello che ho detto. Non era neanche una battuta, purtroppo era una cosa seria. E pensate. Senza pandemia è crollato un ponte. Qua c'è avuta una pandemia con nessuna manutenzione, con cose varie. Mentre in Italia, con la vita che va avanti normalmente, crollano i ponti. Pensate un po' voi. Harry! Come siamo messi? Ehi, tu. Siamo vivi. Ok. Visto? Che ti ha detto, Sta bene. Va tutto bene. Sai, è Sam che vi ha visto. Avete tirato su un bel po' d'acqua quando... Ma che cazzo fai? Ehi, no! Harry! Tutto ok! Stai indietro, tu! Ehi! Cioè, questi scatti di ira, Joel, sono veramente incredibili. Joel! C'è da cagarsi addosso, No. Era probabile ce la faceste. Ed è stato così. Ma fossi tornato per voi, avrei messo in pericolo lui. Stai indietro! Se è stato il contrario, sareste tornati per noi. Ti ho salvato. Ha salvato anche me. Saremmo annegati. Come li difende sempre?
Tranquillo, piccoletto, tutto ok. E per quanto valga, sono felice che vi abbia visti. La torre radio è dall'altra parte della scogliera, ok? Il posto è pieno di provviste. Sarete felici di non avermi ucciso. Chi lo sa? Ehi, cerchiamo in questa zona. Vediamo cosa troviamo. Questo dovrebbe essere l'inizio del sesto atto.